Le avete lette tutte? Le avete lette tutte le granitiche, errate convinzioni della maggior parte degli imprenditori, imprenditori di piccole e medie imprese. Questo fa sì che ci si metta le fette di salame sugli occhi, fa sì che non si conoscano le vere condizioni della propria azienda. Fa sì che quando in privato parli con un piccolo imprenditore tu venga a sentire le solite lamentele. Ma la cosa sorprendente è che non c'è verso di condurli su una riflessione che sia diversa, appunto, da queste granitiche convinzioni. E questo non l'ho mai capito e siamo nel 2024 e siamo ancora qui a parlare delle stesse cose. Non sono l'unica a dirvele, non sono nella prima, non sarò l'ultima. Quando bussano le nostre porte, è già un passo avanti perché hanno capito che il povero commercialista per loro nulla può fare perché? Perché ancora non hanno capito. Quale sia la reale funzione del commercialista? Figuriamoci se capiscono la nostra. Ma perché? Perché sono chiusi tra quattro mura. Vengono da noi quando i buoi sono fuori dalla stalla. Ed è un gran peccato, perché non le puoi salvare tutte. Ma noi ne salviamo tante. Perché? Perché non siamo accademici. Noi lavoriamo nelle aziende per poter lavorare per le aziende. E quindi ci mettiamo mano. Non è il promo dello studio che ha comunque il vanto di avere due grandi comparti di management e legale, legale specializzato in diritto societario, ma è semplicemente per dire che il nostro è un team che affronta queste questioni piuttosto frequentemente e le problematiche sono sempre le stesse. Molte persone avviano un'impresa come se fosse un gioco da ragazzi, senza avere la più remota idea di che cosa stiano avviando, in quale tipo di situazione si stiano imbarcando. E la cosa più grave, non hanno la più pallida idea di, quali gra di quale grado di responsabilità significhi essere un imprenditore. Le ripercussioni di una mancata gestione d'impresa toccano il sociale, toccano l'indotto, toccano i dipendenti, le famiglie dei dipendenti, il territorio, ma questi partono credendo che basti un saper fare per fare impresa. Si appellano alle glorie passate di quando l'Italia aveva bisogno di tutto. Bastava essere un po' intraprendenti e l'attività stava in piedi. Le relazioni esterne della loro azienda, territorialmente parlando, erano estremamente limitate. Oggi invece, come ho sempre detto nei, nelle puntate precedenti, anche con il mio podcast, il mondo è diventato piccolo così. <ride> Paradossalmente... Puoi anche decidere di trovare un cliente in Papua Nuova Guinea. Peccato che siamo tutti lì: i grandi, i piccoli, i medi, i prenditori, siamo tutti lì. Quindi pensare di gestire l'impresa come si faceva cent'anni fa è un lusso. Se l'azienda sta in piedi è perché c'è stato un intervento divino. Io non sto parlando di chiusure d'azienda. Causate da quello che si può chiamare normalmente il cigno nero, cioè quell'episodio quell altamente improbabile che quando arriva, però si fa ricordare nel tempo. Io sto parlando di chiusure d'azienda causate dalla totale conoscenza, dalla totale ignoranza, scusate, dei principi base del controllo di gestione. E per la piccola media impresa non ci vuole una laurea in astrofisica nucleare. Ci vuole la buona volontà e l'umiltà e il senso di responsabilità. Quando arrivano da noi stanno alla frutta. E la cosa anche qui paradossale è che per quanto ci si metta al loro fianco queste persone non la raccontano mai giusta fino in fondo in parte perché neanche loro sanno cosa dirti e in parte perché nascondono le cose, perché sanno che quando i medici arrivano ti fanno le analisi in lungo e in largo e di traverso e tirano fuori le magagne. E allora scatta quell'orgoglio che li ha tenuti, come dire, che li ha portati a quella situazione, orgoglio che non riescono a cancellare senza capire che comunque il nostro compito non è giudicarli, il nostro compito è aiutarli a patto che si lasciano aiutare. E un altro nostro compito è quello di accompagnarli verso un'indipendenza più consapevole. Un'altra cosa che mi lascia sempre sterefatta è la totale indifferenza verso il sapere lo stato di salute della propria azienda. Proprio la cosa non li sfiora minimamente. Un'azienda va analizzata tutti i giorni. E per coloro che ancora non accusano il colpo di questa grave lacuna nella loro attività quotidiana sapere e scoprire nelle pieghe della tua azienda e quindi nei numeri che magari hai un prodotto particolare su cui spingere, che ne hai degli altri che ti stanno ostacolando nell'attività eh, ordinaria, potrebbe essere interessante scoprire che potresti ottenere un migliore potere d'acquisto con i tuoi fornitori oppure che potresti conquistare una quota di mercato in un ambito dove i tuoi concorrenti non riescono ad arrivare, sarebbe anche. Una bella soddisfazione, invece no. Tutti i giorni, casa, bottega, bottega, casa, e poi si lamentano. Ed è sempre colpa degli altri. Quindi avvicinarsi al, al controllo di gestione è innanzitutto la voglia di comprendere, migliorarsi e soprattutto avere soddisfazioni. E capire che il pesce puzza dalla testa. Nessuno esclude che esistano delle condizioni esterne sulle quali nessuna influenza possa essere esercitata. Ma prima di guardare fuori dalle proprie mura, bisogna guardare in casa propria. Sono molto polemica. Sì, lo sono. Io amo l'idea di poter salvare un'azienda con tutto il nostro staff del nostro studio. Però mi arrabbio tutte le volte, perché dico che è un gran peccato. Si parla tanto della piccola media impresa che rappresenta il tessuto industriale di questo Paese. E allora, osservando l'80%, che è una statistica non fatta da me, ma che io posso confermare per la nostra esperienza quotidiana, questo 80% non posso considerarlo un pilastro solido per la nazione. Io invito tutti coloro che sentono che la loro attività si sta avvicinando a un momento critico, a tutte le attività che vogliono scoprire la propria azienda e avvicinarsi a questo concetto, a tutte le attività in stato di crisi, di pensare che esistono professionisti come noi. E ribadisco il concetto. Si analizza la fattibilità dell'intervento che si pensa di attuare. Si implementano formazione e tutto quello che occorre per avere un controllo di gestione inizialmente almeno basico, che è quello poi fondamentale, perché gli approfondimenti si fanno dopo e comunque nel tempo vedrete che ci saranno anche approfondimenti più complessi per quelli ci sono i professionisti come noi. E un altro passo importante è quello di stabilizzare l'azienda, quindi portarla fuori dalla camera di reanimazione oppure di prevenire problemi e poi di spingerla verso un nuovo futuro. Io credo sia arrivato per molti di voi il tempo di decidere di voltare pagina e di non vivere i professionisti come fossero giudicanti o dei nemici bensì come degli alleati con i quali bisogna lavorare con reciproca fiducia e totale condivisione dei dati. Sono lavori difficili, talvolta si fa prima a chiudere che a riaprire. Ma parlo anche e soprattutto delle aziende che in questo momento pensano di stare bene e magari non lo sanno. Io li chiamo i magri con un colesterolo alle stelle che apparentemente sono persone che ci sembrano in piena forma, no? E invece gli fai le analisi del sangue e hanno i giorni contati o sono ad alto rischio di infarto. Ecco, ci sono anche tante aziende così, ma la cosa che più mi dispiace è pensare che ci sono dei potenziali inespressi perché neanche vengono presi in considerazione, non vengono neanche visti. Questa Filippica... È per dirvi che avete nelle mani un'azienda e dovete prendere consapevolezza, con le dovute eccezioni tra di voi, <coughs> dovete prendere consapevolezza che non è la crescita aziendale qualcosa che deve diventare un'ossessione. Per me, un'azienda può anche mantenersi stabile nei suoi valori l'importante è che sia una scelta consapevole non il frutto di una botta di fortuna e non uso altri termini perché sarebbero poco professionali avvicinatevi a questo concetto noi siamo a disposizione come ovvio che sia lo siamo per tutti coloro che vogliono sottoporci il loro caso lo studio ha 30 anni di esperienza la sezione legale alla quarta generazione e soprattutto sottolineo ripetendomi non siamo accademici tiriamo sulle maniche entriamo in azienda e lavoriamo con l'azienda seguiranno altre puntate sull'argomento nei limiti eh, a noi possibili per trasmettere questa materia eh, attraverso un video quindi alla fine è un contatto diretto con, con l'azienda assistita che permette poi di attuare, uno o più interventi reputati necessari e soprattutto fattibili. Non fate il fai da te, cioè ci si può formare sul controllo di gestione, però sostituirsi ai, ai professionisti, magari in questa fase iniziale, o perché l'azienda. È già in stato di crisi o perché l'azienda è lì lì per cascarci o perché semplicemente siete agli inizi. Ecco, il fai da te non paga. Successivamente si possono inserire delle persone in organico esperte di questa materia, ma demanderei e rimanderei questo questo passo nel momento in cui l'azienda ne ha una necessità è sufficiente formare le risorse interne per poter ehm, capire cosa si sta facendo, cosa si deve fare in futuro, cosa non si deve fare in futuro. Vi parlerò di qualche case history, ovviamente omettendone eh, nomi e cognomi, per farvi capire come nel 99,9% dei casi le motivazioni che stanno dietro a un'azienda in crisi o che non riesce comunque a uscire da una situazione di impasse, siano sempre gli stessi. In primis la mancanza totale del controllo di gestione e, come secondo punto, casi di errori manageriali da manuale. Non la sto facendo facile, però se si parte da questi punti fermi che statisticamente sono più che comprovati, la strada per la fuoriuscita da un momento difficile o comunque di un pass è una strada che va percorsa grazie per l'ascolto e buona riflessione